Cari amici, buongiorno. Scuola dell'obbligo oltre l'uniformità. Il titolo è di per sé stimolante perché pone in evidenza sin dalla prima battuta la volontà di una ricerca di soluzioni che siano sempre più rispondenti alle esigenze che si vanno connotando nel nostro tessuto sociale. Ma parlare di scuola, parlare di scavare all'interno del sistema scolastico per individuare le soluzioni attese significa vedere la formazione come un fattore creativo, un modo di dare forma alla realtà, di far assumere un volto, un significato, di aprire alla speranza partendo da una situazione che vede oggi la difficoltà della scuola nell'evolvere in rapporto ai mutamenti che si producono nei sistemi economici ed operativi, la difficoltà dei giovani ad interpretare una capacità di presenza coerente ai mutamenti, la difficoltà a sostenere la dignità della persona umana in un mondo che vede sempre più dominante la cultura della violenza, la chiusura nel particolare, la perdita della concezione di una statualità positiva. In questo contesto si colloca la tavola rotonda che apre alla dimensione di un reale possibile attraverso la testimonianza di tre personalità che da angolazioni diverse guardano all'urgenza del fare in modo da offrire risposte concrete a bisogni concreti. Non solo per ragioni di ossequio al potere, inizio a presentare il ministro Rosa Russo Iervolino, che peraltro non ha bisogno di presentazione. Rosa Russo Iervolino è un testimone fedele di una politica di servizio che tanti frutti ha già dato e che altri, molti, le auguriamo dia nel nuovo ruolo così importante che riveste nel governo Amato. Un altro testimone valoroso ed importante di questa tavola rotonda è il professor Dupuis, membro del Consiglio Superiore. Del Ministero della Pubblica Istruzione, Presidente del Consorzio Scuola e Lavoro della Compagnia delle Opere e responsabile della scuola all'interno del Movimento Popolare e autore di tante battaglie, di tanti contributi che hanno fatto crescere la coscienza di una nuova scuola nel nostro Paese. Infine, consentitemi di dire una parola in più, ma non per scortesia nei confronti del Ministro Iervolino, il professor Dupuis, per il professor Dioguardi, che è qui al meeting per la prima volta. Il professor Dioguardi è un uomo di impresa e un uomo di cultura, non solo accademica. È docente universitario ed è responsabile, capo di una grande impresa nazionale. Ha scritto di organizzazione di impresa con lusinghieri apprezzamenti dei massimi docenti americani dell'Università di Harvard in particolare, ha scritto di informazione e dei pericoli che una non corretta informazione genera, così come da quel grande bibliofilo che è, ha scritto saggi di straordinaria profondità analitica in tema di rare edizioni dei secoli passati. Ma il professor Dioguardi è prima di tutto un uomo di profondissima sensibilità, attento al messaggio educativo, preoccupato del crescente degrado delle nostre città, in cui sempre più si intrecciano le deformazioni ed il cancro di droga e criminalità, e lui è uomo capace di tradurre queste sue preoccupazioni in un'azione attraverso una serie di iniziative che fanno di lui un combattente vero e un protagonista di cambiamento. Spesso è stato accolto con disagio nei convegni in cui presentava le sue idee e la sua voglia e la capacità di realizzare questa voglia di cambiamento. Spesso si è sentito solo in questa battaglia. Oggi è qui tra amici, pronti a comprendere e ad apprezzare la sua fatica, e non è più solo. La tavola rotonda si articola in una prima tornata di interventi, cui farà seguito un secondo breve giro conclusivo.
in modo da poter favorire lo sviluppo di un dialogo e la ripresa degli argomenti più significativi che emergeranno nel dibattito. Do quindi la parola al professor Dupuis che introduce il tema del convegno. Grazie. Nello scorso febbraio, nella sua rubrica sull'Espresso, Vittorio Zucconi dava notizia di numerosi studi usciti in quel periodo in America sulla preparazione scolastica dei bambini. Tali studi confermano che non si sono visti mai tanti bambini che sapessero leggere, scrivere, disegnare e usare il computer meglio di quelli di oggi. E mai si sono visti tanti bambini infelici e afflitti da malattie psicosomatiche, dalle gastriti all'asma, potenziali candidati al suicidio nell'adolescenza, che in America è aumentato di 3 volte negli anni Ottanta. Sotto la scusa di dare loro la migliore preparazione possibile, scrive il professor Richard Louvre nel saggio L'avvenire dell'infanzia, il successo dei figli diviene l'unica rassicurazione possibile per chi sospetta di non essere un buon genitore. Ed è significativo che il 76% dei ragazzi sotto i 10 anni ha risposto ad uno studio della Società Americana di Psichiatria che il nostro massimo desiderio è stare a casa con i genitori. Anche in Italia i bambini di questo fine secolo si avviano ad essere la generazione più ultrascolarizzata nella storia dell'umanità. Eppure il disagio giovanile, lo sa bene il ministro Iervolino, cresce. Ma sta crescendo anche nel nostro paese un numero sempre maggiore di genitori che non accettano più che i propri figli siano cavie di sperimentazioni didattiche o che debbano essere sottoposti a ritmi e tempi scolastici sempre più intensi. Mentre negli altri paesi europei si sta compiendo uno sforzo per privilegiare la qualità e non solo la quantità dell'istruzione, riducendo all'essenziale programmi e orari obbligatori e lasciando alle singole scuole la discrezionalità e la responsabilità di creare un progetto formativo attorno a questa base comune, in Italia sembra si sia privilegiato finora, e il finora è un augurio, la strada di programmi e orari in cui tutto è centralmente determinato e ben poco, per non dire nessun spazio, è lasciato alla decisione educativa di insegnanti e genitori. C'è stata da poco una riforma della scuola elementare che ha introdotto obbligatoriamente in modo prescrittivo la linea pedagogica di una pluralità di docenti in aumento fino a 30 ore dell'orario scolastico come conseguenza di nuovi programmi. La media europea nella scuola elementare è di 25 ore settimanali. C'è poi l'esigenza diffusa di rendere obbligatori anche i primi 2 anni della scuola secondaria superiore, anche questa profondamente rinnovata. Mentre la scuola media inferiore, riformata nel 1963, quando è stata resa unica e obbligatoria, sembrerebbe non essere interessata ai tormenti riformatori, a verifiche ed aggiustamenti. È una scuola di cui non si parla. Tutto il dibattito è centrato sulle elementari e sulle superiori. E invece, non perché abbiamo la mania di essere anticonformisti, ma perché la nostra sensibilità ci porta a queste considerazioni, vogliamo partire proprio da questa scuola media, di cui nessuno parla, perché il modo con cui è stata resa unica e obbligatoria ha determinato un passaggio fondamentale nella cultura che sottende le politiche scolastiche di questi decenni, che ha sotteso finora, ed è sempre un augurio, le politiche scolastiche di questi decenni. Con la scuola media unica e obbligatoria è come se lo Stato tendesse ad affermare che esiste una scuola
che va bene per tutti, anziché una scuola in cui tutti stiano bene. Il principio di uguaglianza diventa inevitabilmente il principio dell'uniformità. Che esista una scuola che va bene per tutti diventa come, un po' alla volta, anche se l'intenzione è giusta e sacrosanta, diventa come un a priori, un dogma deciso dallo Stato. Inevitabilmente, in questo modo, la responsabilità educativa del docente è come messa in secondo piano, perché a infrangere questo dogma, che la scuola non può che essere una scuola che va bene per tutti, a infrangere questo dogma non può più essere l'incapacità della scuola, che per principio va bene per tutti, ma genitori e ragazzi che non accettano le regole del gioco, che non sanno stare dentro le regole del gioco. È sempre più diffuso sentire affermare che se i ragazzi non studiano o non hanno metodo di studio, la colpa è di quello che fanno al pomeriggio, la colpa è delle famiglie e dell'ambiente esterno, perché la scuola offerta a loro è la stessa che viene offerta a chi studia e riesce. Nel rapporto docente-alunni si inserisce un po' alla volta un elemento intoccabile che fa da schermo tra i protagonisti del dialogo educativo. E questo elemento sono i programmi. Una scuola dove tutti stiano bene, ed è questo che noi vogliamo, invece non è frutto di programmi indovinati e non può essere garantita a priori dallo Stato. È solo problema, e innanzitutto problema, di chi la fa. La garanzia a priori non è fissata dal rispetto di procedure o dall'adozione formale di programmi di Stato, ma dall'effettivo incontro educativo che i docenti e il servizio scolastico nel suo complesso sanno creare con coloro che vengono loro affidati. Per fare una scuola dove tutti stiano bene, l'insegnante non può essere esecutore di un programma, ma creatore dinamico di esperienze formative che conducono al raggiungimento degli obiettivi fissati. Ed è sintomatico che alla crisi di identità del soggetto docente la risposta non tende a essere quella di favorire una sua riqualificazione, una sua rimotivazione al lavoro professionale che ha scelto, ma quella di impostare programmi e piani di studio che chiedono al docente di trasferire informazioni e abilità, fornire strumenti e comunicare sé il meno possibile. Quando lo Stato verifica una scuola che ha deciso essere uguale per tutti, la verifica è formale, perché procedure e programmi sono decisi a priori. Quando lo Stato verifica una scuola in cui l'uguaglianza è determinata dal fatto che, a partire dalle situazioni reali di bisogno educativo, ognuno sia stato condotto a dare il meglio di sé, a incontrare la realtà e a capire come sviluppare i propri talenti, questa verifica non può essere affidata a procedure, perché è in gioco la qualità di un processo educativo. Un rapporto Censis di qualche anno fa portava significativamente, ad esempio, proprio la scuola media per denunciare questo errore di prospettiva. Scriveva il rapporto Censis: la scuola media è l'esempio più eclatante di una cultura istituzionale che confonde la tutela con l'uniformità, e l'uniformità viene sancita con la legge, e la legge viene fatta osservare attraverso le procedure, non già attraverso il controllo e la valutazione dei processi. Mentre l'uguaglianza è affidata ad una capacità, invece, di generare continuamente dialogo educativo che porti l'alunno a conseguire certi risultati, l'uniformità, invece, è affidata ai programmi. Infatti, da quella riforma della scuola media è cresciuta una enfatizzazione per i programmi.
che diventano, che rischiano di diventare sempre più enciclopedici, in cui le discipline di studio vengono intese come una serie di abilità e di metodologie da acquisire, così che ogni giorno i ragazzi sono sollecitati con una quantità esuberante di nozioni, ma poi sono lasciati soli a fare sintesi di tutto. 25 kg di zaino, antologie da 2000 pagine, di cui ne useranno, se va bene, di cui ne useranno, se va bene, 150. È stato fatto un calcolo che in prima media dovrebbero leggere 700 pagine. Il sapere perde la connotazione di una ipotesi unitaria e viene frantumato in mille educazioni parziali, la cui somma, più aumentano gli addendi, più allontana dal risultato che si attenderebbe. Non esiste sperimentazione che, anziché rivisitare i piani di studio in termini di qualità, non finisca con l'essere un'aggiunta di materie nuove, considerando l'educazione come semplice apprendimento del maggior numero di abilità. I risultati in termini di efficacia del sistema sono noti. Su 100 ragazzi che si iscrivono alla scuola media, 6 non conseguono la licenza. Ma a questi 6 bisogna aggiungere coloro che ci arrivano in presenza di ripetenze, di abbandoni e rientri, o con stretta sufficienza, senza ricevere una prospettiva per il futuro. Non è questo l'obbligo di istruzione che noi desideriamo, ma pensiamo che non sia questo l'obbligo di istruzione che desiderano le famiglie e che desidera, mi auguro, il Ministro della Pubblica Istruzione. Abbiamo scelto di partire dalla scuola media, anche se ovviamente per flash, perché il tempo è quello che è, per indicare un malessere o comunque una spia di un disagio, proprio perché, lo facevo notare prima al Ministro, non è un settore interessato a riforme. L'abbiamo scelto proprio per questo, perché il problema non si risolve innanzitutto per legge. Non si tratta di essere a favore o contro una riforma o una ipotesi di nuovi programmi. È un'inversione di tendenza generale che deve avvenire. È la ripresa del fatto educativo che deve essere permessa. Quando giudichiamo un progetto di legge o dei programmi, e questo tengo a sottolinearlo al nuovo Ministro della Pubblica Istruzione, non ci interessa che essi siano coerenti con la nostra ipotesi educativa, ma ci interessa un'altra cosa: che lascino libertà per poterla esercitare. Questo è proprio un paradosso, ma se avessimo un ministro dell'istruzione di CL, non gli chiederemmo programmi coerenti con la nostra linea educativa, ma gli chiederemmo di lasciarci liberi di poterla esercitare, dando contemporaneamente la libertà a tutti. Noi siamo contrari non a tutto ciò che è contro di noi, ma a tutto ciò che omologa. Siamo contrari all'innovazione imposta a scapito delle altre. Siamo contrari al fatto che lo Stato possa dire a dei genitori: il vostro metodo educativo è fuori legge, è superato, non siete genitori moderni. Non siamo tra quelli che dicono sì o no a una riforma in base al fatto che in essa sia stato ritagliato o no lo spazio che va bene a noi. Diciamo sì o no in base al fatto che sia permessa una libertà educativa, che il rapporto docente-alunno non venga mortificato dentro un unico precostituito. Sul tema della libertà, gli italiani sono stati sempre divisi tra coloro che chiedevano libertà nelle istituzioni e coloro che chiedevano libertà delle istituzioni. E questo dialogo, anche se dialogo non è,
questa polemica non si è ancora risolta. Noi non chiediamo libertà nella scuola o libertà della scuola, ma semplicemente libertà per la scuola. È tutta la scuola italiana che noi vogliamo sia finalmente libera. Che la scuola sia riportata nel suo alveo naturale, che non è l'amministrazione e la gestione burocratica. Lascio dire all'onorevole ministro, se Viale Trastevere gli sembra o no un grande pachiderma e un grande carrozzone. Io mi sono perso tante volte tra i vari corridoi. Ma l'alveo naturale è la società, le alleanze tra genitori, studenti, insegnanti che in essa liberamente si creano. Quali sono allora dentro questo contesto, e chiudo, le nostre proposte politiche? La prima considerazione: si guarda l'Europa per prolungare l'obbligo. Noi diciamo che siamo maturi, veramente maturi, per prolungarlo solo se vince questa cultura della diversificazione dei percorsi e del pluralismo, e non quella dell'uniformità. Solo se vince la cultura che mette al centro la persona e non un progetto ministeriale, anche fatto con tutte le più buone intenzioni. Non vogliamo l'obbligo imposto con i carabinieri, ma perché lo Stato permette la tutela di queste diversità e allora ha diritto di chiedere a tutti i cittadini di parteciparvi. Il prolungamento dell'obbligo scolastico, più che sancito per legge, ci piacerebbe fosse il frutto della capacità di potenziare tutti i segmenti formativi che possono rispondere alle diverse esigenze della popolazione scolastica. Quando lo Stato fissa un nuovo obiettivo, lo ricordavo ieri mattina nell'altra tavola rotonda con il Ministro dell'Università, un nuovo obiettivo come questo non può non chiamare e valorizzare per il raggiungimento di questo obiettivo tutte le energie della società che possono collaborare a raggiungerlo. L'altra strada invece è quella di potenziare il suo apparato. Seconda linea di proposta politica: iniziare veramente un processo di autonomia per la scuola. Non è innanzitutto problema di una legge specifica da far approvare dal Parlamento, ma che d'ora in poi, e questo è un auspicio, un augurio, tutti i provvedimenti legislativi, anche parziali, o quelli amministrativi, contengano i bacilli di questa novità, in modo che chi è già capace di usarla, perché è capace di proposta educativa, lo possa fare, e chi non è capace imparerà col tempo. C'è un modo di varare programmi o progetti che aiuta questa crescita di libertà, un altro che la impedisce. Su questo noi ci attesteremo. Se c'è un progetto che prevede, come nel caso della prevenzione delle tossicodipendenze, la valorizzazione di libera aggregazione di 20 alunni che decidono un'azione da fare nella scuola e per essere aiutati in questa azione chiedono a insegnanti, esperti, a noi va bene, perché c'è una libertà di aggregazione. Ma se invece, come rischia o come è capitato, tutto è deciso da presidi e insegnanti che poi cercano gli alunni per giustificare il progetto, a noi questo piace un po' di meno. Che in una scuola, come è capitato, ci siano già esperienze di giornalini studenteschi e che poi, siccome ci sono dei contributi nuovi che vengono dal Ministero, ci sia un giornalino studentesco unico d'istituto che viene finanziato perché gli altri sono di libera aggregazione, questo ci piace meno. Ci pare sia ancora una linea sbagliata, perché l'unità è frutto del pluralismo, non del suo appiattimento. Vale la pena sempre ricordare che una delle battaglie, delle prime battaglie di gioventù studentesca fu proprio contro le associazioni uniche d'istituto, in un momento in cui noi in tutte queste associazioni potevamo avere la maggioranza assoluta. Anche sui programmi ci attendiamo ciò che avviene in Europa, dove lo Stato fissa le materie fondamentali, i minimi orari, lasciando che attorno a questo ogni scuola e ogni docente elabori un progetto di istituto.
ma dove questa effettiva di libertà di insegnamento è adottata in Europa, perché questa è la vera libertà di insegnamento, esiste anche la libertà effettiva delle famiglie di scegliere la scuola in base al progetto che essa offre e non in base alla via e al rione in cui si abita o in base al proprio reddito che impedisce o no quello che in Italia è ancora concepito un lusso, la scuola cosiddetta privata. Terzo punto e finisco, la ripresa del rapporto con le famiglie. La documentazione diventa sempre più ampia. Sì, questi genitori disertano gli organi collegiali per come sono stati ridotti, può essere un segno di intelligenza, ma cominciano ad organizzarsi spontaneamente per la difesa di principi educativi fondamentali. E se nella scuola elementare ci sono genitori che preferiscono che il proprio figlio sappia qualcosa in meno di informatica o di scienze della terra, ma non si abitui a 10 anni a mangiare già cibi precotti, ministro, non è un grande danno per la qualità dell'istruzione nel nostro paese. Finisco dicendo che noi abbiamo chiara la percezione che la formazione non è una spesa corrente, ma è un investimento. Non si tagli in questo settore, si tagli nelle spese, non negli investimenti. Ma contemporaneamente chiediamo nuove modalità e criteri nuovi per le spese del Ministero della Pubblica Istruzione, perché sia valorizzata la scuola e non l'apparato. Se lei farà queste battaglie per la libertà, ci troverà sempre al suo fianco. Grazie. Rifiuto del formale, richiesta di novità, attenzione alla persona, libertà per la scuola e nella scuola, nuovi rapporti tra scuola e famiglie, spazi educativi di grande respiro. In questo contesto vale la pena di riflettere sul fatto che oggi più che mai conoscenza e scienza sono diventate parte integrante del lavoro. Oggi la conoscenza viene prima dell'azione e accompagna di continuo l'azione, così dice Tischner in Etica della solidarietà. È un richiamo forte a una realtà sempre più evidente. Allora vorrei avviare l'intervento del professor Dioguardi ponendogli due domande un pochino provocatorie. La scuola italiana, fortemente burocratizzata, come ha appena finito di dire il professor Dupuis, può diventare una leva di cambiamento nella cultura di orientamento al lavoro? Seconda domanda. L'interazione tra la scuola e l'impresa, con la specificità propria del differenziato tessuto produttivo a connotazione regionale, se non addirittura provinciale. E qui riprendo le cose che ha detto Dupuis quando ha parlato di questa sedimentazione di differenziazioni che devono essere colte per rompere lo schema della uniformità che poi diventa una gabbia, un recinto riduttivo. Ecco, in questa interazione scuola-impresa è attuabile, almeno a livello di educazione, una capacità di percepire le tipologie fondamentali del cambiamento che sta avvenendo in modo così radicale nel interpretare quella che è il momento successivo di evoluzione della scuola, e cioè l'ingresso nel mondo del lavoro. Professor Dioguardi. La gratitudine di essere stato invitato ad essere qui presente tra voi è sopravanzata soltanto dalla emozione di parlare e ad un pubblico così attento e di vivere in diretta il meeting per l'amicizia fra i popoli del 1992. Il giallo, il nero, l'indio e il latino in cerca di Americhe.
E dunque il pensiero corre a 500 anni fa. Allora i popoli ricchi andarono verso le Americhe alla rincorsa, rincorrendo il sogno americano. Quel sogno che però sarà concretamente realizzato dai poveri che emigrati in quelle terre costruiranno poi il benessere americano. E comunque 500 anni fa fu Colombo da solo a ricercare la nuova via, mentre tutti si affannavano nella vecchia Europa. Ed oggi credo che vi siano delle inversioni di tendenza. Sono oggi i ricchi alla ricerca di nuovi valori, mentre i popoli poveri alla ricerca di nuovi mondi. Ma di fatto Colombo oggi chi lo interpreta? Bene, con un briciolo di presunzione vorrei proporre proprio l'istituzione, l'individuo di secondo livello impresa come interprete del viaggio colombiano verso un processo di innovazione. E in questo senso vorrei ricordare le parole di San Paolo nella sua lettera ai Corinzi, quando dice: e a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. A uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza, a un altro invece per mezzo dello stesso Spirito il linguaggio di scienza. Ecco, io credo che a questo bisogna aggiungere l'attività del fare, oggi impersonificata proprio dall'impresa, da un'impresa che va alla ricerca di nuove alleanze. Dunque, la ricerca della impresa, ma anche della scuola, proprio a costruire nuove alleanze per realizzare i propri obiettivi. E sul tema specifico di questa tavola rotonda, cioè scuola dell'obbligo oltre l'uniformità, io vorrei intrattenermi sul fatto che la scuola, che visse storicamente la egemonia della scuola come cultura di pochi, tende sempre più a trasformarsi in scuola dell'obbligo per tutti. Ma di fatto, sostanzialmente, io credo che continui, almeno da noi in Italia e purtroppo specialmente nelle aree emarginate dell'Italia, a rimanere scuola di pochi, perché pochi, e purtroppo generalmente benestanti, usufruiscono in pieno delle scuole dell'obbligo, spesso non quelle scuole che vengono proposte e promosse dallo Stato, ma come scuole invece private. In molti delle periferie emarginate, che sono quelli che più avrebbero maggiore bisogno dell'obbligo, sono assenti, e sono assenti perché non sono in parte obbligati, né tantomeno si sentono obbligati a dover proporsi alla scuola dell'obbligo. Io credo che questa sia una sfida tutt'altro che risolta, e quindi sostanzialmente è una sfida che va tenuta molto ben presente. Ne ha parlato Dupuis in una relazione che io ho letto prima di venire a questo incontro sull'obbligo di istruzione, la scommessa della vera eguaglianza, le cui conclusioni sono: l'obbligo di istruzione, la sua durata e il suo coordinamento interno rappresentano una scommessa nei confronti del mondo giovanile, occorre progettare, superando sterili dibattiti ideologici, provincialismi e spinte corporative, perché ci sia una vera risposta al bisogno educativo che caratterizza ogni persona. Ma ne ha parlato anche stamattina in maniera esemplare, e in particolare ha invocato il fatto che non vogliamo l'obbligo imposto dai carabinieri. Io dico certamente, ma i carabinieri devono garantire l'esercizio di quell'obbligo, perché molto spesso quell'esercizio non può essere portato avanti da coloro che istituzionalmente sono chiamati a portarlo avanti. In questo quadro di inadempienze, inadempiente è lo Stato, sono inadempienti le famiglie, sono inadempienti i giovani, e quindi si pone fortissimo l'interrogativo, fra l'altro, se estendere la scuola dell'obbligo o non realizzare una effettiva realizzazione di quella che oggi è prevista come scuola obbligatoria. Io ho paura che una estensione della scuola dell'obbligo
possa costituire un'ulteriore fuga in avanti che tenda a risolvere problemi formalmente sulla carta per lasciare di fatto del tutto irrisolti i problemi che già abbiamo. E mentre diciamo, discutiamo di questi temi, mentre ci preoccupiamo di questi problemi, intanto che cosa accade? Che cosa accade di fatto sullo scenario? Beh, lo scenario si modifica prima limitatamente, lentamente, poi sempre più rapidamente nei tempi della storia. Ricorderete certamente l'abate Gregor Mendel e il suo rivoluzionario saggio sugli esperimenti sugli ibridi delle piante. Lo presentò nel 1865 presso la Società dei Naturalisti di Brno in Cecoslovacchia. Ecco, quel saggio tendeva a proporre gli esperimenti che l'abate Mendel aveva fatto nell'orto del monastero di Brno sull'eredità. E da quegli esperimenti ne era venuto fuori che incrociando un carattere dominante, erano piselli a fiore rosso, con un carattere recessivo, erano piselli a fiore bianco, si ottenevano generazioni identificate dal carattere dominante, cioè dal fiore rosso, che tendeva a permanere anche successivamente nel tempo in termini di prevalenza. Ecco, trasferite dal biologico al sociale questo tipo di discorso e chiedetevi quale sia la prevalenza di valori che oggi sono diffusi nelle periferie emarginate delle nostre grandi e piccole medie città, nelle grandi metropoli. Ecco, e quella prevalenza di valori o quella assenza di valori, io dico, tende a diffondersi e purtroppo in progressione geometrica, condizionando l'ambiente e subito dopo essendo caratterizzata da una sorta di abitudine di coloro che vivono quell'ambiente a un deterioramento di costumi e quindi anche a un deterioramento di valori che diventa un fatto di natura quasi, e sottolineo il quasi, irreversibile. In questo quadro operano le imprese produttive. Le imprese produttive tendono certamente a costruirsi un proprio ambiente interno, un proprio ambiente interno che è caratterizzato da livelli di efficacia e di efficienza per conseguire i propri obiettivi in termini economici, in termini di performance, in termini di mercato. Ma quell'ambiente interno nel quale, che è caratterizzato dagli individui che realizzano le imprese, perché le imprese sono fondamentalmente individui che si sono aggregati perché si sono dati un progetto, un programma, degli obiettivi da perseguire congiuntamente. Ecco, quegli individui possono essere positivamente o negativamente condizionati anche dall'ambiente esterno, indipendentemente da quello che è stato l'ambiente interno. Ancora, ricordate il problema dell'evoluzione come fu studiato prima da Lamarck e poi da Darwin? Lamarck diceva sostanzialmente che è l'ambiente che condiziona lo stato di sviluppo della evoluzione e poi Darwin disse che l'abitudine a quell'ambiente ne costituiva carattere di ereditarietà. Ecco, cultura, formazione, educazione servono a costruire sugli individui che operano nell'impresa le motivazioni, le incentivazioni ad operare, la propensione ad operare con efficienza, con efficacia per conseguire i risultati di impresa. Quegli individui, quando escono dall'impresa, che fanno? Con chi interagiscono? Come operano nell'ambito del quotidiano vivere fuori dell'impresa? Interagiscono con l'ambiente esterno e da quell'ambiente esterno possono, su quell'ambiente esterno possono avere la forza di condizionarlo, ma possono alla lunga venirne condizionati. Ecco la necessità di costruire da parte dell'impresa nuove alleanze e diventa una necessità indissolubile, perché senza la costruzione di nuove alleanze che tendano a condizionare in termini di valori positivi quell'ambiente esterno, l'impresa sarà destinata a soggiacere ai condizionamenti negativi che dall'ambiente esterno interverranno sull'ambiente
interno. In sostanza io dico che una coerenza nel tempo e nei tempi della storia fra ambiente interno pur positivo e ambiente esterno negativo non è possibile, non è proponibile. Dunque, chi voglia mantenere il proprio ambiente interno positivo deve per forza di cose farsi carico affinché anche l'ambiente esterno viva quella positività. Dunque, nuove alleanze per riproporre ai giovani nuovi ed antichi valori, cioè innovare, ma avendo sacro il rispetto della tradizione che porta antichi valori che si sono consolidati, ma che vanno trasmessi però ai giovani, per operare su di essi attraverso meccanismi che li motivino all'acquisizione di quei valori. E sono meccanismi che, in termini di motivazione, di efficacia e di efficienza, sono di fatto gli stessi che sono stati già sperimentati nell'ambito dell'impresa e dell'ambiente interno dell'impresa, quando l'impresa tende a mettere in piedi individui capaci di realizzare con efficacia ed efficienza i propri obiettivi. Dunque l'impresa detiene un know-how di motivazione, di capacità di motivazione, che può essere positivamente trasferito sull'ambiente, sullo scenario esterno, affinché questo tipo di meccanismo venga trasferito ai giovani, affinché vengano attratti più che obbligati, e qui ancora ribadisco il concetto dell'attrazione più che dell'obbligo, proprio dalla scuola. Quindi sostanzialmente contrastare anche quella domanda che sempre più emerge nelle nostre periferie emarginate da parte del mercato del lavoro delinquenziale, che è una domanda molto viva, molto efficace, molto efficiente, purtroppo. In questo senso io invoco una nuova alleanza fra impresa e scuola, naturalmente nel rispetto delle reciproche autonomie, e quindi una nuova alleanza fra pubblico e privato, una nuova alleanza tra formazione e un concetto molto più ampio che io individuo nel termine educazione. Ecco perché noi abbiamo, come esperienza personale di impresa, effettuato a Bari, in un quartiere emarginato, una esperienza di grandissimo interesse, almeno per quella che sono stati i nostri ritorni conoscitivi. Una sponsorizzazione o, se volete, adozione di una impresa, di una scuola dell'obbligo da parte di una impresa che metteva a disposizione della scuola appunto strumenti motivazionali per attirare i giovani in termini di motivazione, senza assolutamente entrare nel merito di un processo formativo ed educativo che chiaramente non può essere che di competenza della scuola, della struttura scolastica, quindi dello Stato. Ecco, questo meccanismo di sponsorizzazione o adozione fatto dalla scuola, dall'impresa verso la scuola, io mi auguro che possa avere effetto imitativo, che possa quindi diventare un vero strumento costruito con vere e proprie strategie di marketing per portare altre imprese ad adottare o sponsorizzare scuole, affinché si possa, anche attraverso un uso più attento ed educativo della pubblicità, interagire con i giovani, riproponendone uno stimolo verso gli interessi per i valori, verso gli interessi per, in linea più generale, per la cultura. Quindi, in termini, diciamo, diretti, per attirare i giovani verso la scuola in una certa maniera, perché in quella maniera si può ottenere esattamente l'effetto contrario. Mi riferisco per esempio ad una pubblicità apparsa su alcuni giornali dove si mostra un giovane su una motocicletta, in senso contrario al senso unico, e con un uso distorto del mezzo meccanico, e si dice in termini educativi o
pseudoeducativi, abbandonare la scuola significa affrontare la vita in controsenso. Ecco, io credo che una pubblicità di questo genere, lanciata su un quartiere marginato, possa proporre soltanto gli effetti contrari, cioè possa spingere i giovani proprio ad abbandonare la scuola. Dicevo questo per dire in sostanza che è indispensabile controllare sulla pubblicità, anche sui meccanismi utilizzati dai mass media, affinché vi sia un uso più attento, un uso più educativo, senza che questo significa banalizzare il problema. Nuove alleanze per risolvere antichi problemi, affinché si possa costruire una abitudine verso un modo di essere che ritenga ancora prioritaria l'esistenza vissuta attraverso antichi valori. In questo senso io credo che il discorso dell'essere insieme, non soltanto in termini di alleanza, ma proprio in termini di comunità, di comunione, sia un fatto fondamentale, ed è questo forse il motivo per cui io con grande piacere ho accettato la presenza di rendere questa mia testimonianza qui da voi, perché penso che proprio la compagnia possa, in termini di spinte imitative, ricostruire valori di moralità ed anche di cultura, alla ricerca di nuovi ruoli dell'impresa e di nuove alleanze fra impresa e scuola. Vorrei concludere con delle parole tratte da un inserto apparso sul Sabato su appunti di un approccio al problema appartenere a Cristo oggi, presi da una conversazione con Don Giussani. Sono due frasi che mi hanno colpito e con le quali mi fa piacere concludere questa mia testimonianza. Seguite l'esempio dei primi testimoni, dei primi discepoli. Essi superano tutti gli ostacoli e attraversano tutte le frontiere. La comunicazione inizia là dove si vive. Tutto il nostro movimento è iniziato da una cattedra di scuola di fronte a dei ragazzi seduti nei banchi. Ecco, questa affermazione teniamola presente perché venga riproposta nei rapporti con quei ragazzi delle periferie emarginate che molto spesso sui banchi di scuola non stanno e che quindi determinano la necessità di una nuova figura di missionario, proprio di un missionario urbano. E poi ancora, è dalla nostra compagnia che nasce sia un vero concetto del problema morale, sia un'impostazione adeguata del problema culturale, come concepire e giudicare le cose. Senza il primo siamo in balia della menzogna, senza la seconda siamo in balia di chi ha nelle mani gli strumenti del potere e cerca di farci credere, pensare e immaginare quello che vuole e che più gli conviene. Un atto è morale quando rispecchia e rispetta la sua appartenenza al disegno totale. Ecco, cerchiamo attraverso le nuove alleanze di far rivivere questa concezione di un disegno totale che sia anche un disegno di civiltà. Grazie. Credo sia difficile interpretare con questa grandissima sensibilità il tema di questa tavola rotonda. Il professor Dioguardi ha dato in concreto il senso di che cosa significa andare oltre le uniformità. E io confesso di avere provato emozione nel sentirgli dire determinate cose, perché vivendo nel mondo dell'impresa so che è estremamente difficile stabilire un raccordo impresa-scuola senza incorrere nel rischio di una strumentalizzazione, cioè di una visione dell'impresa che cerca di servirsi della scuola per ottenere dei risultati. Il professor Dioguardi ci ha dato una grandissima lezione di sensibilità, perché credo che a nessuno sia sfuggito il dolore che sta in quelle parole dell'emarginazione e di quell'allontanamento dalla scuola dell'obbligo che la delinquenza promuove con così grande sapienza e con così grande organizzazione. È dal cuore
del sentire queste cose, del vivere questi problemi, che scaturiscono poi le sue iniziative, la sua capacità di testimonianza. E noi, e lo dico a nome degli organizzatori del meeting, speriamo di averla ancora in futuro con noi nel popolo del meeting di Rimini. Do la parola al Ministro. Ma molto spesso si usa dire che una tavola rotonda è riuscita, è venuta bene, quando c'è una forte contrapposizione fra i vari relatori. Beh, io prima, ascoltando non soltanto il nostro moderatore, ma il professor Dupuis, il professor Dioguardi, pensavo che se il metro della riuscita di un incontro è la contrapposizione fra i relatori, questo rischia di essere l'incontro meno riuscito, perché io mi sono ritrovata perfettamente nelle cose che sono state dette prima. Tant'è vero, e dico una cosa scherzando per alleggerire anche il caldo dell'atmosfera, che a un certo punto, mentre Dupuis parlava, mi guardavo la giacca per vedere se per caso questa giacca rosa a macchie verdi non stesse diventando completamente verde, tanto mi ritrovavo nelle cose che diceva. Mi sono ritrovata nel suo parlare di una scuola nella quale tutti stiano bene, mi sono ritrovata nella sottolineatura del pensiero di quei bambini che dicono che il loro massimo desiderio è quello di stare in casa con i genitori, rivivendo tante delle battaglie di contestazione alla famiglia che sono state fatte negli anni scorsi, all'insegna di una pseudomodernità. Voglio ricordare per tutti la battaglia degli anni 1971, quando sembrava che l'unico modo per liberare le famiglie, in particolare le donne, dai figli e dalla maternità fosse generalizzare il servizio degli asili nido, e quando invece, pur sottolineando la necessità degli asili nido, molti di noi sottolineavano come quantomeno di pari passo dovesse andare una modifica della legislazione di tutela della maternità, estendendola poi ai padri, di modo che i genitori potessero vivere quantomeno in pienezza i primi mesi, i primi anni di vita accanto ai loro genitori. Mi sono ritrovata nelle scelte di fondo che poi Dupuis ha sottolineato, ma di questo parlerò più tardi. Mi sono ritrovata perfino in quel ricordo di uno zaino che ogni mattina le madri mettono sulle spalle dei ragazzi, domandandosi a che cosa mai, salvo che a far fare un po' di quattrini agli editori, serviranno quei libri di testo così grossi. Perché per anni, amici, l'ho fatto anch'io, preparando i miei tre figli per andare a scuola. Nel dire questo, che cosa dico? Certamente non dico che il Ministro della Pubblica Istruzione si mette a fare il processo alla scuola, perché questo non sarebbe vero né sarebbe generoso. Io credo che qui intorno a questa tavola nessuno vuole fare processi alla scuola. Tutti riconosciamo l'enorme cammino che la scuola ha compiuto in questi anni. Io non mi vergogno di dire che, per esempio, mia nonna, Rosa Iervolino come me, moglie di un contadino dell'entroterra vesuviano, madre di 12 figli, non sapeva né leggere né scrivere, né mi vergogno di dire che ho provato grande commozione quando, dopo la nomina a ministro, ho dovuto dare la delega ai sottosegretari e mi sono ricordata del periodo nel quale la delega per la lotta contro l'analfabetismo primario di ritorno era una delle deleghe più importanti che veniva data ai sottosegretari al Ministero della Pubblica Istruzione. Quindi la scuola ha camminato tantissimo. Il fermarsi un momento, soprattutto all'inizio di una nuova legislatura, per riflettere sui valori di fondo sui quali si vuole continuare a farla camminare, non significa farle il processo, ma significa dimostrare amore per la scuola. Ed allora, con molta semplicità,
vi vorrei dire come intendo io, visto che in fondo mi è stato anche chiesto, il discorso dell'obbligo scolastico. Ecco, secondo me il discorso dell'obbligo scolastico si collega direttamente al diritto allo studio, visto come aspetto fondamentale dei diritti della persona umana, l'articolo 2 della Costituzione, visto come realizzazione di tutte le proprie potenzialità, e qui c'è subito una immediata ricaduta pratica, perché se si ricollega alla volontà di realizzare le potenzialità di ogni persona umana, è anche logico che l'organizzazione scolastica deve avere degli ampi gradi di flessibilità, non può essere una gabbia rigida, visto che grazie a Dio la capacità creativa e la fantasia del creatore ci ha creato tutti uguali in dignità, ma ognuno di noi diverso in vocazione ed in talenti. Secondo me parlare di appunto obbligo scolastico significa anche assumere un obbligo da parte della struttura di interesse pubblico, e anche qui vorrei immediatamente introdurre un altro concetto. Le strutture di interesse pubblico non sono le strutture pubbliche, cioè quelle gestite direttamente dallo Stato o dagli enti periferici, ma sono strutture di interesse pubblico tutte quelle strutture, anche organizzate e gestite da privati, che si pongono come obiettivo e come finalità degli obiettivi che hanno un interesse di tutta la collettività. E questo concetto, che è stato un concetto fortemente contestato negli anni, mi ricordo anche come elaborazione giuridica, quando Potocnik, io aspettavo Cristina, quindi era il 1967, cominciava a parlare di ente privato che svolge una pubblica funzione. Tutto sommato è un concetto che piano piano sta entrando all'interno della nostra struttura giuridica. Pensate per esempio alla legge quadro sul volontariato, pensate per esempio ai diritti che sono stati riconosciuti alle organizzazioni di volontariato, rispettandone fino in fondo la natura privata, l'autonomia e la libertà, però valorizzando il contributo che essi possono dare al raggiungimento di obiettivi di interesse comune, quindi di obiettivi di solidarietà. Quando io parlo di diritto allo studio, parlo di una precondizione per una reale fruizione del diritto al lavoro, e qui le esperienze del professor Dioguardi, questa nuova alleanza fra scuola e imprese per rilanciare valori antichi, questo sforzo di caricare di positività gli ambienti esterni che lui ci ha sottolineato e soprattutto testimoniato, perché credo che ciò che coinvolga di più sempre la testimonianza rispetto alla sola sottolineatura o proclamazione di un valore, rientra perfettamente nel quadro che io ho. Quando parlo di diritto allo studio, intendo una precondizione per una partecipazione, una reale partecipazione sociopolitica. Quando parlo di diritto allo studio, di obbligo scolastico e di ruolo della scuola, intendo aver sempre presente con chiarezza la gerarchia dei valori costituzionali, che pone non in capo alla scuola, amici, ma in capo alla famiglia, articolo 30 della Costituzione, il diritto dovere di mantenere, educare ed istruire i figli. E quindi quando si parla di ruolo della famiglia nella scuola ed accanto alla scuola, deve essere chiaro che noi non facciamo una concessione alle famiglie, ma noi rispettiamo soltanto una scelta estremamente precisa della Carta Costituzionale.
E quando noi affermiamo questa scelta, dobbiamo anche avere ben presente che questa scelta comporta alcune ricadute concrete. Certamente la prima ricaduta concreta è quella di poter scegliere liberamente la istituzione scolastica che la famiglia, che i genitori ritiene più idonea per portare avanti assieme alla famiglia stessa il processo educativo dei propri figli. Ora vedete, anche su questo tema siamo in un momento estremamente delicato, perché sul rapporto scuola pubblica-scuola libera ci sono stati momenti di scontro, ci sono stati momenti di forte conflittualità, ci sono state letture restrittive della Carta Costituzionale che, dimenticando tutta l'altra tavola dei valori costituzionali, per esempio appunto l'articolo 30, si è appellata semplicemente ad una lettura restrittiva dell'articolo 33 della Costituzione e ad una sottolineatura enfatica di quel senza oneri per lo Stato, laddove io credo che una lettura corretta degli atti preparatori della Costituzione, così come emergono anche dalla Commissione dei 75, rende chiaro che quel senza oneri per lo Stato significa senza oneri ulteriori per lo Stato, e laddove è chiaro che la scuola libera non carica oneri economici sullo Stato, ma molto spesso sgrava lo Stato da notevoli oneri economici. Ora, io credo che anche su questo tema, così come è successo per il tema del volontariato, se si ha la pazienza di andare avanti cercando costantemente un confronto fra i vari mondi culturali e politici, cercando costantemente un confronto fra le varie organizzazioni che operano nell'ambito scolastico e fra le varie organizzazioni dei genitori, è possibile trovare momenti di convergenza. E del resto, quanto il Presidente del Consiglio ha detto nel discorso programmatico presentando il suo governo alle Camere, laddove ha parlato di pari dignità della scuola pubblica e della scuola libera, mi sembra che costituisca già una via che alcuni anni fa sarebbe stata addirittura impensabile o incredibile. Così come mi sembra che vada valorizzata con pazienza e perseguita la strada della legislazione regionale, che ne parlavamo anche ieri, già in alcune regioni, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, mi potreste dire sono regioni a statuto speciale, però si stanno muovendo anche le regioni a statuto ordinario, in tema di diritto allo studio non fanno distinzioni fra scuola pubblica e scuola libera, quindi realizzano in modo effettivo e concreto il diritto di scelta dei genitori. Così come io credo che una osservazione delle esperienze europee, soprattutto dopo che la materia dell'istruzione col Trattato di Maastricht è entrata a far parte delle materie di interesse europeo, potrà far fare un ulteriore cammino a questa idea forza, presentandola nella sua realtà di idea di tutti i paesi liberi, moderni e pluralisti, e a un certo punto spogliandola di quella venatura di clericalismo che per forza da parte di alcune forze laiciste veniva sempre attribuita a qualsiasi discorso di tutela di riconoscimento della scuola libera. Parlare di centralità della famiglia e parlare di diritto e doveri di diritti e doveri dei genitori significa però non soltanto poter scegliere liberamente il tipo di scuola, ma significa anche entrare all'interno dei moduli organizzativi della scuola, sia essa scuola dello Stato, sia essa scuola libera. Ora, amici, anche qui occorre avere pazienza.
Io non sono persona di scuola, non ho nessuna esperienza scolastica, salvo una, per me preziosissima, quella di essere stata per 14 anni presidente del consiglio d'istituto della scuola dei miei figli, dopo aver fatto tutto il cammino a partire dalla base, da rappresentante di classe. Vi devo dire che anche qui noi dobbiamo avere insieme una forte capacità critica e chi a un certo punto sottolinea, come ha fatto prima Dupuis, lo stato di asfissia, di relativa asfissia degli organi di governo democratici della scuola non ha che ragione, quindi vedere criticamente la realtà è indubbiamente positivo, però dobbiamo anche avere la capacità di non bruciare alcune esperienze che per me sono ricche di potenzialità fino a che queste potenzialità non sono state giocate fino in fondo. Amici, le famiglie sono entrate nella scuola per la prima volta nel febbraio del 1975. Questo fatto, che secondo me è stato un fatto di grandissima portata, non soltanto dal punto di vista della politica scolastica, ma proprio dal punto di vista della politica culturale del Paese, è stato un fatto innovativo da una serie di punti di vista. È stato, parliamoci chiaro, un fatto innovativo per noi famiglie abituate più ad essere attenti ai problemi dei propri figli piuttosto che a farci carico dei problemi di una comunità educante. Quindi, tutto sommato, forse alcune volte anche noi non siamo stati capaci di essere all'altezza dell'occasione che ci veniva offerta. È stato un momento fortemente innovativo che si è impattato su una scuola che soprattutto allora, nel 1975, era certamente una scuola legata fortemente ai programmi, bene o male le sperimentazioni, bene o male riuscite, però un certo quale grado di flessibilità l'hanno portata all'interno della scuola, hanno dato un po' di spazio all'inventiva, alla capacità di creare qualcosa a livello di singolo istituto scolastico, ma allora la logica del programma, la logica del modello unico era una logica più consolidata. Si sono impattati su un personale docente per il quale io non finisco di avere mai sufficiente, ho grandissima stima e grandissima ammirazione, ma che certamente era stato abituato a considerare come propria ed esclusivamente propria la responsabilità scolastica e che deve avere il tempo di appunto invece inserirsi all'interno di questa logica di dialogo con le famiglie. Siamo nel 1992, gli organi di governo democratici della scuola non hanno cambiato la scuola. Beh, attenzione, alcune volte, e qui faccio un minimo di analisi critica a noi politici, noi abbiamo caricato anche sugli organi di governo democratici della scuola delle responsabilità che gli organi di governo democratici della scuola non potevano assolvere, perché se a livello legislativo non siamo stati capaci di fare alcune scelte, ecco le scelte relative al prolungamento dell'obbligo scolastico, al come intenderle, le scelte relative a una effettiva realizzazione di autonomia scolastica, le scelte relative alla riforma della scuola secondaria superiore, le scelte relative a un modo più vivo e più flessibile di vivere anche la scuola media inferiore, tutto questo è colpa del legislatore, non è certo da addebitarsi come colpa agli organi di governo democratici della scuola. E allora vi devo dire che per quanto mi riguarda, io non so quanto rimarrò al Ministero della Pubblica Istruzione, però è mia fermissima intenzione rilanciare fortemente la logica della collaborazione fra scuola e famiglia e rilanciare fortemente non solo sul piano legislativo, qui dovete aiutarci voi, ma anche proprio nelle realtà concrete, la logica della partecipazione del lavoro comune fra scuola e famiglia.
Secondo me, appunto, parlare di nuovo modo di intendere l'obbligo scolastico significa anche un'altra cosa. Significa parlare di una scuola che vede gli stessi ragazzi come soggetti attivi e responsabili. Mi ha fatto molto piacere che prima Dupuis abbia fatto riferimento alla legge 162 e a quella innovazione che avevamo inserito all'interno della legge di prevenzione della droga, una legge so che appunto ne avete già parlato qui con il ministro Bompiani, ma rispetto alla quale voglio ribadire la mia assoluta convinzione di giudizio positivo circa la scelta di fondo del no alla droga che c'è in quella legge, di fronte ad attentati trasversali che ci porterebbero semplice a 2 anni di distanza dall'emanazione della legge a ritornare indietro rispetto a una scelta di valore. Ma lì certamente vedremo anche i modi concreti nei quali poterli realizzare, lo vedremo all'interno del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, lo vedremo in un contatto più forte con i provveditori. C'era una scelta forte di valore che doveva andare proprio nella logica sottolineata da Dupuis, nel senso di vedere i ragazzi non come copertura di azioni e di iniziative di altri, ma come attori che si prendevano l'iniziativa, si aggregavano liberamente, cercavano all'interno della scuola, all'interno degli organi di governo democratici della scuola, quindi in collaborazione con le famiglie, il modo per fare un cammino che è di prevenzione della droga e di educazione alla salute, ma che è in fondo un cammino profondamente educativo, perché è un cammino di rispetto di se stessi e di responsabilità. Quindi secondo me la valenza di quella norma è una valenza che va molto al di là del fatto semplice di dire ai ragazzi non drogate. Quando io parlo di scuola dell'obbligo e di obbligo scolastico, intendo esattamente quello che prima, le cose alle quali prima faceva riferimento il professor Dioguardi. Perché? Perché nel momento in cui noi possiamo dire che non c'è più analfabetismo, che almeno l'analfabetismo non è più una delle grandi piaghe sociali del nostro paese, non possiamo però dimenticare che in tutta Italia, ma certamente soprattutto nella nostra Italia meridionale, noi abbiamo problemi di non assolvimento dell'obbligo scolastico e abbiamo, lo diceva mi pare prima il moderatore, problemi enormi di mortalità scolastica. Ed allora cosa significa il non assolvimento dell'obbligo scolastico? Il non assolvimento dell'obbligo scolastico non significa soltanto privare un ragazzo di quella dimensione culturale e di quella dimensione professionale che gli darà poi la possibilità di essere soggetto attivo all'interno della comunità, ma significa che questo ragazzo non ha dietro di sé una famiglia che si occupa di lui o ha dietro di sé una famiglia che vive una condizione tanto difficile che non gli permette di occuparsi dei ragazzi, e anche qui le interconnessioni fra problemi si legano. Questo è il problema, secondo me, del non assolvimento dell'obbligo scolastico, è fortissimamente legato anche con la mancanza di una legge quadro di riforma dei servizi sociali e quindi con dei servizi sociali capillarizzati all'interno del territorio. Questo è un ragazzo quindi che è a rischio. Questo è un ragazzo che molto spesso viene ad essere sfruttato attraverso il lavoro minorile, e gli incidenti, la mortalità da lavoro minorile sono purtroppo un discorso che ancora costituisce una piaga dolente della nostra realtà italiana. Ed allora, amici, io sono d'accordissimo nel momento in cui si dice che non si deve garantire con i carabinieri la frequenza a scuola,
Però sono anche d'accordo, e uno dei primi disegni di legge, forse l'unico che non è giunto ad approvazione di quelli che abbiamo elaborato nella decima legislatura, riguardava proprio questo tema e lo avevamo elaborato assieme al ministro Vassalli. Sono anche d'accordo che va sviluppata l'azione di prevenzione, ma va anche sanzionata fortemente sul piano penale la posizione di chi o sfrutta il lavoro minorile o induce i ragazzi a non andare a scuola per coinvolgerli in attività criminose. Quando nel 1991 sono venute alla luce due inchieste estremamente preoccupanti, una del Consiglio Superiore della Magistratura, e l'aveva promossa una donna che attualmente è segretario generale della Presidenza del Consiglio, e l'altra addirittura della Commissione Antimafia, che segnalava il forte coinvolgimento di minori, addirittura infra 14enni, in attività criminose, sono venute immediatamente sul tavolo del legislatore due possibili scelte. La prima scelta possibile era quella, secondo me sbagliatissima, di abbassare la soglia della punibilità penale da 14 anni a 12 anni o a 9 anni, cioè di punire il minore. La seconda scelta invece era quella di usare nei confronti del minore la logica dell'attenzione e della prevenzione, e di aumentare sì fortemente le sanzioni, ma aumentare le sanzioni su chi sfrutta il minore o su chi lo induce a essere coinvolto in attività criminali. E su questa logica siamo andati, ed è nata una legge estremamente bella, la legge 216 del 1991, che ha però un difetto comune a molte, purtroppo, leggi che operano in campo minorile, quello di avere un finanziamento minimo. 25 miliardi nel 1991, 50 miliardi nel 1992, miliardi che fra l'altro con il blocco della spesa pubblica ancora non si è riusciti a spendere. E qui mi richiamo, facendo la mia, non in contestazione nei confronti del governo, se è chiarissimo fino in fondo che un membro del governo deve prendere su di sé tutte le responsabilità, anche quelle che sono più dure da portare, quindi deve farsi carico anche delle situazioni di bilancio, però mi richiamo ad una delle ultime cose che è stata detta dal professor Dioguardi, mi pare, quando sottolineava che spendere per la educazione, o lo diceva il moderatore, spendere per la educazione significa investire. Ecco, io credo che molti di noi ricordiamo una frase di San Giovanni Bosco, mi pare, dove diceva: costruite una scuola in più, perché questo significherà costruire 5 carceri in meno. E questo discorso, in settimane che stanno per avvicinarsi alla scelta della finanziaria, è un discorso estremamente concreto. Quando secondo me si parla di appunto obbligo scolastico, ed è un altro motivo per il quale io sono perfettamente d'accordo con quella logica non rigida, con la logica dell'autonomia, con la logica della flessibilità, io intendo un obbligo scolastico, un diritto allo studio che coinvolga tutti i cittadini, compresi per esempio i portatori di handicaps. E qui a Rimini, voi con Don Benzi avete fatto delle esperienze di avanguardia che all'interno della legge quadro, della legge 104 del 1992, hanno avuto anche una sistemazione sul piano giuridico. Ma certamente tanto maggiore sarà la possibilità di flessibilità, la possibilità di inventiva concreta attraverso la collaborazione fra le famiglie e la scuola,
tanto più alto sarà non l'inserimento del portatore di handicaps, perché a nessuno di noi interessa che fra 30 ragazzi ce ne sia magari seduto fra i banchi in modo passivo anche uno portatore di handicaps, ma la integrazione del portatore di handicaps, il che significa la possibilità concreta di fruire di tutte le occasioni e di fare completamente il percorso educativo che fanno gli altri ragazzi. Quando io intendo appunto diritto allo studio, obbligo scolastico e diritto allo studio per tutti, intendo per esempio, e credo che nel contesto del titolo del meeting 92 questo debba avere una sua particolare valenza, il diritto allo studio per i ragazzi di tutte le razze, di tutte le lingue, di tutte le culture. Altro problema affrontato per legge, con la legge 139 nel 1991, ma altro problema che ha bisogno di essere poi in concreto realizzato attraverso forme di autonomia. E io credo che appunto questa occasione che ci è data di vivere anche attraverso la presenza di bambini di tante razze, di tante culture sul territorio nazionale italiano sia un fatto estremamente prezioso. Perché? Perché dà la possibilità, attraverso un vissuto comune fin dai primissimi anni, non soltanto di superare pregiudizi, ma di vivere, di venire, di essere educati strutturalmente con una mentalità dell'effettiva uguaglianza degli uomini, con una logica di solidarietà, superando alcune logiche di tipo conflittuale che erano proprie del processo educativo degli anni 50. Ecco, se io penso per esempio a quante volte in scuola io ho sentito parlare di straniero o di nemico, chi non era italiano se andava bene era straniero ma normalmente era nemico, quante volte per esempio noi abbiamo studiato la storia con uno schema sempre conflittuale, la storia era la storia delle guerre fra i popoli. Quante volte noi ci siamo accostati alle culture diverse dalla cultura latina o dalla cultura greca, con un senso quasi di superiorità? Beh, questa occasione, perché ragazzi di tutte le lingue, di tutte le religioni, di tutte le culture possano crescere insieme, è un'occasione splendida che non va perduta. E vorrei ricordare con questo, concludendo, due pensieri che a me hanno fatto sempre molta impressione. Un pensiero di Maria Montessori, che è inserito in una conferenza fatta nel 1942 in Svizzera, quando lei era esule, laddove diceva che ai politici, ai diplomatici può competere al massimo di fare trattati internazionali e di impedire le guerre, ma che la cultura della pace, la cultura della solidarietà la può costruire soltanto l'educazione, e nella educazione la scuola ha un suo ruolo particolarissimo. E un altro pensiero è quello che mi rimane sempre dentro, vi dico, nel momento in cui sono passata dal Dipartimento degli Affari Sociali al Ministero della Pubblica Istruzione, che per me è stato uno strappo anche abbastanza sul piano personale, anche abbastanza doloroso, perché significava distaccarsi da un mondo che era stato per anni il mio mondo, che in qualche modo io mi ero costruita. E allora ho pensato a un passaggio bellissimo di Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, in quel capitolo relativo ai minori, laddove si parla dei ragazzi come di anticipo di storia futura. E allora la scuola deve avere questa capacità di inventarsi, di reinventarsi,
perché la storia futura dell'umanità, del nostro paese, sia migliore, sia più a livello di uomo. E da questo punto di vista voglio dirvi un progetto del quale ho già parlato in Parlamento, che è nato anche con il contributo del Presidente della Repubblica. Voi sapete che nelle varie regioni l'anno scolastico inizia in giorni differenziati. L'anno scolastico però, da un punto di vista, se possiamo dire, ufficiale, inizierà a Palermo il 24 settembre, perché noi vogliamo partire proprio da Palermo con un gesto semplice e leggibile, cioè da una città che è stata vittima di violenza e che è vittima di emarginazioni e di povertà, perché nel momento in cui parte la Commissione per le riforme istituzionali, parta anche attraverso la scuola, e qui mi lego molto a quello che diceva prima il professor Dioguardi, un cammino perché la scuola diventi palestra non per insegnare una materia in più, l'educazione civica, ma diventi palestra e guida di un cammino comune che faccia riacquisire nelle coscienze della nostra gente i valori fondanti della Costituzione, i valori di rispetto della persona umana, di centralità della famiglia, di solidarietà, di giustizia e di pace. Tutto questo certamente non lo si può fare né per legge né per decreto. Non lo può fare né il Parlamento né il Governo può dare un segno, ma tutto questo lo potete fare voi, lo possono fare quanti operano nella scuola, lo possono fare le famiglie, lo possono fare i ragazzi, se veramente convinti che appunto rilanciare nella coscienza personale e collettiva i valori della Costituzione costituisce un cammino per rendere davvero più civile e più umano il nostro paese. Io sono sicura che in questo senso anche da Rimini partirà un incentivo ed un aiuto forte. Vi ringrazio. Ci avviamo alla conclusione, il professor Dupuis desidera una breve flash di commento, una battuta. Una battuta, è una proposta, quella che esperienze come quelle del professor Dioguardi di adozione, come ha parlato lui, o di sponsorizzazione di scuole, possa continuare e allargarsi in tutto il paese. Chiediamo anche al Ministro di aiutare e facilitare questo tipo di alleanza così commovente e interessante che ci è stata testimoniata dal professor Dioguardi. La seconda è proprio una conferma al Ministro che faremo il possibile per aiutarlo in questa azione che vuol fare. Oggi pomeriggio alle 15 c'è l'incontro degli insegnanti di DS al centro Tarkovsky, cominceremo subito a reagire alle sue proposte, alle sue provocazioni, e non mancherà di avere il nostro contributo. Io non so, Ministro, probabilmente con una giacca di questi colori io non starei tanto bene, ma se questo può servire per dire che siamo in perfetta intesa, accetto anche questi colori. Bene, il moderatore non deve trarre nessuna conclusione, io vorrei però che ci lasciassimo con un grazie ai partecipanti a questa tavola rotonda, e vorrei solo sottolineare che dalla tavola rotonda, al di là di quello che diceva il Ministro Iervolino a proposito dei meccanismi di riuscita, sono venuti tre messaggi di speranza. Il primo messaggio ce l'ha dato Dupuis con un pensiero forte di proposte di cambiamento per un ampliamento della dimensione educativa non formale. Il secondo messaggio di speranza ce l'ha dato Dioguardi con la radicazione di una esperienza impresa a scuola, e il terzo messaggio ci viene da questa grande apertura che il Ministro Iervolino ci ha dato stamattina, e vorrei sottolineare solo una frase tra le molte che ha detto, e cioè di questa sua sensibilità perché si prepari l'anticipo della storia futura, e questa è la responsabilità di tutti noi. Grazie.